Gentili telespettatori, buona giornata. Uno direbbe: ma cosa gli è successo a mieli oggi? <ride> Perché è sempre una persona che fa dei ragionamenti lucidi, abbastanza diciamo ehm, tendenzialmente trasversali, tendenzialmente, oggi ci viene a dire che la Schlein ha una finezza che il mondo sconosce. Che finezza! Bonjour Finesse, ma che cosa vuol dire? Perché Mieli ci racconta che la Schlein è una persona molto fine? Eh sì, a sinistra si, si, ehm, si inalberano per lo spot dell'Esselunga dove si mostra un padre e una madre divorziati. E voi direte, beh, eh non lo so, ditelo a quelli di sinistra. Perché è stata mostrata in una pubblicità la famiglia tradizionale. E quindi S. Lunga è amica del, del governo, è amica della Meloni. Propaganda politica. Siamo arrivati al punto che fare un pubblicità dove, una pubblicità dove c'è un padre e una madre è propaganda politica. È spot alla famiglia tradizionale. Ah. Capisco, o anzi, non capisco però. E questo è il mondo di oggi, anche se uno non lo capisce... Purtroppo siamo arrivati a questo livello. Tutti contro lo spot di S. Lunga tranne Elena, detta Elli, la leader del PD. Dopo giorni che si discuteva della pubblicità, se ne è uscita dicendo: Non so di cosa parlate. <ride> Ma Paolo Mieli la scambia per finezza. Dice: bonjour finezza. Mamma mia, che finezza! Che classe! Classe non è acqua. Eh? E quindi. Paolo Mieli, ospite di Piazza Pulita, eh, l'editorialista del Corriere della Sera e anche ex direttore del Corriere, dice: La sua risposta mi è molto piaciuta. L'ho trovata di grande, grande finezza. Anche perché solo per il fatto che Meloni abbia detto di aver apprezzato lo spot, allora l'intera sinistra la odia e l'intera destra lo apprezza. Caspita, ci sarà qualcuno a sinistra a cui è piaciuto? Non ho afferrato, cioè Lashline dicendo di cosa state parlando sarebbe molto fine, perché forse gli è piaciuto lo spot. Quindi c'è qualcuno a sinistra che sarà piaciuto lo spot, e, ehm, e lei non dicendo niente, ha fatto capire: mi è piaciuto ma con finezza, poi. Parliamoci chiaro, lo spot c'è una bambina di genitori separati, papà e mamma, anche la Schlein ha un papà e una mamma, ha una famiglia tradizionale. Perché alla Schlein non dovrebbe essere piaciuto questo, questa pubblicità? Forse le è piaciuto o forse realmente vive nel suo mondo, nel fantastico mondo di, El di Elena? Um, lei non apre la televisione, non guarda la televisione quindi, o, o non l'ha visto veramente perché il fantastico mondo di, di Elena è differente dal nostro. Lei va da PlayStation, armocromista, insomma, non sta a perdere tempo con la televisione. Ecco, oppure lei è famosa per schivare i problemi. Dice qui. Mi chiedono cosa ne penso, qualsiasi cosa io dica ce l'avranno con me, allora non dico niente. Di cosa state parlando? Grande finezza. Secondo Paolo Mieli, questo comportamento è di grande finezza, no? È un po' come, non so, eh, non so il professore interroga, quello dice: dice parlami, delle, delle, parlami delle invasioni barbariche. Ma non so di cosa sta parlando, professore. Che finezza! Ti do un 10, grande finezza! Mi hai detto, non so di cosa state parlando. Questa, questa è classe. Do un 10 solo perché questa è classe e la classe non è acqua. Va bene, forse il paragone non è proprio azzeccato, però più o meno ci siamo per capire la grande finezza che vede Paolo Mieli. Chissà quella sera che cosa si era per dire queste cose. Bene. E poi aggiunge, è pieno di cose fini che non si notano nel suo atteggiamento. Quali Paolo Mieli? Quali sono tutte queste finezze dell'atteggiamento di Elena detta Elli che noi non vediamo? Si dice che parla troppo complicato, scemenze. Eh sì, Paolo Mieli, sono scemenze quelli che dicono che parla complicato, non parla complicato, semplicemente dice cose senza senso. È diverso, cioè uno che parla complicato può essere un intellettuale, un... ci sono degli intellettuali che parlano a un livello molto alto con termini ricercati ed è difficile anche capire il discorso perché ti parlano anche di cose abbastanza complesse, ma non è il caso della Schlein, quindi sono d'accordo con Paolo Mieli che chi dice che parla troppo complicato sono solo scemenze. Realmente lei parla in maniera incomprensibile, non perché non capiamo, come dice lei, le cose innovative che lei vuol dire, perché ieri in televisione è andata in televisione e ha detto chiaramente dire che gli italiani non mi capiscono è un'offesa agli italiani. Gli italiani non è che non mi capiscono, è che non vogliono capire le cose che sto dicendo perché non gli fanno piacere. Ma non è neanche questo. Non sono né gli italiani che non capiscono, non parla neanche troppo complicato, semplicemente dice cose senza senso perché mette delle parole a caso in sequenza e costruisce delle specie di frasi che la gente dice: Ma cosa sta dicendo? Quindi, non è un linguaggio complicato, non sono gli italiani che non capiscono le sue grandi cose, i suoi grandi cambiamenti è semplicemente un qualcosa di molto più terra-terra, non sa parlare, non sa ragionare, dice cose senza senso. Sfido chiunque, io vi ho analizzato tutti i discorsi che ha fatto questa donna, tutti. Ve li ho analizzati parola per parola e si evince che la gran parte, il 90% delle cose che dice o sono bugie o sono cose che non hanno nessun senso. Parole buttate a caso in una frase. Quindi Paolo Mieli, tutta sta finezza non la vedo. Lui la vede, ma. E fine, dice Mieli, è fine perché è un anno che si parla di fesserie. E fine perché è un anno che si parla di fesserie. Boh, non so Paolo Mieli che cosa si è oggi, eh? perché non lo so, forse è arrivato un po' allegro, no? Io sono amico di tutti, io sono amico della Schlein. Io credo che né Schlein né Furfaro pensino a questo, ma voi credete che si possa davvero prendere il campo dei non votanti parlando del cognato, del compagno di Meloni, soprattutto cambiando tema ogni giorno? E a quel punto lì Formigli non ci sta capendo più niente. E allora Formigli dice alla sinistra manca una campagna forte sulla quale battersi. Cioè Formigli ha voluto chiudere il discorso perché ha capito che anche Paolo Mieli stava dicendo delle cose senza senso. Arrivederci a tutti e grazie.